Cioè, amiche e cioè, amici, qual è la formula matematica per trovare il principe azzurro? Beh, è una formula statistica più che matematica e si basa sul fatto che una donna per trovare il principe azzurro dovrebbe teoricamente sperimentare una cinquantina di uomini. È ovvio che per conoscerli molto bene ci vorrebbe molto tempo, perché non è che lo sperimenti, dici vado a letto una volta e capisco se è il principe azzurro o meno. Andrebbe frequentato, eccetera, quindi servirebbe troppo tempo, perché anche se impieghi, come dire, 6 mesi con uno, per farne 50, se sei sfortunato e arrivi, diciamo, perché 50 è la norma. Poi ci sono, come dire, questa, per chi conosce un po' di statistica, la norma è sono 50, poi c'è tutta la gaussiana, che è la distribuzione di probabilità, per cui ci sono persone che magari trovano il principe azzurro al primo, sono pochissime, una percentuale molto bassa. La maggior parte di persone trovano il principe azzurro è posizionato sul 50. E poi ci sono, diciamo, chi è anche 60, 70, 80, 90, 100, diventano sempre di meno, però diciamo che i 50 è la probabilità più alta. È ovvio che prima che ne passano 50, poi devi capire, insomma, serve troppo tempo, perché metti 6 mesi, fa alla fine 25 anni. E quindi se tu inizi la ricerca, come dire, sì, uno dice non è mai troppo tardi, inizio la ricerca a 18 più 25, insomma, fa 18 e 25, 48. No, 38, 43, e quindi uno dice ancora 43 anni. Però ci sono tutti i tempi morti che devi considerare. Non è che tu puoi fare 6 mesi e poi fuori uno dentro un altro, 6 mesi fuori uno dentro un altro, 6 mesi fuori uno dentro un altro, perché ci metterà un po' di tempo, insomma. O fai una sovrapposizione, oppure metti che a trovare un altro ci stai anche, forse anche solo qualche mese, diventano poi anni, quindi il tempo diventa troppo elevato. Allora bisogna anticipare, quindi bisogna fare più conoscenze parallele, perché se non fai conoscenze parallele non riesci a ottimizzare i tempi. Quindi conoscere più persone in diversi ambienti, quindi non frequentare un unico ambiente, ma frequenta diversi ambienti in modo tale da non agire soltanto in modo, come dire, singolo, lineare, uno alla volta, ma in modo parallelo. E poi devi fare dei test per capire quelli che possono andare bene o che non possono non andare bene per te. Per fare questo devi avere, diciamo, devi avere chiaro esattamente che cosa vuoi, quindi devi pianificare bene, decodificare bene il tuo obiettivo sentimentale, la tua idea di rapporto di coppia, perché i principi azzurri, quello che può essere un principe azzurro per te può essere una ciofeca per una tua amica e viceversa, quindi devi avere ben chiaro. E poi nel momento in cui incontri una persona devi fare subito dei test rapidi per andare a capire se ha quelle caratteristiche, tutto questo prima di coinvolgerti, perché se poi arrivi a coinvolgerti non riesci più a gestire la situazione, perché vedi azzurro anche quello che in realtà è marrone, per dire, e non ho usato il colore marrone a caso. E quindi agendo in questo modo riesci molto rapidamente a, diciamo, a superare quelle che sono. Riesce a superare rapidamente quelli che sono i vincoli e quelli che sono, diciamo, i tempi lunghi fondamentalmente. Devi però imparare ad agire rapidamente e anticipando la relazione, in modo tale che vai a viverti poi poche relazioni, quelle già ottimali. Devi aver già fatto una scrematura iniziale. E quindi in due o tre relazioni, diciamo così, vai subito a beccarti il principe azzurro. Quindi alla fine restano pochi anni, diciamo, hai buone probabilità di trovare la persona che faccia al caso tuo.
Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda, postatela nei commenti e riceverai un video di risposta. Se il video ti è piaciuto, metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!